Matte Spot Live. Voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Il Napoli è in testa al campionato con Roma e Milan dopo aver battuto la Juventus, e quindi oggi tempo sì di celebrare questa comunque impresa degli azzurri per come si era messa la partita, e anche per chiederci legittimamente quali possano essere le reali ambizioni di questa squadra, che tra l'altro continua ad avere, a mio modesto avviso, enormi margini di miglioramento. Basti pensare al fatto che tanti giocatori con Spalletti ci hanno potuto lavorare poco e nulla, quindi la squadra può crescere sicuramente per qualità di gioco, può recuperare tanti calciatori che sono in difficoltà, deve trovare i gol di Osimhen, per esempio, che saranno una risorsa in questo campionato e per ora non sono ancora arrivati. Quindi l'impressione che questo Napoli dà è che ha vinto 3-3, ma che può paradossalmente fare anche molto meglio di così. Raffaele Orima, buongiorno. Ma certamente, caro Andrea Falco, può fare molto meglio, però attenzione a non far peggio, perché il confine è sottilissimo. Ora il discorso è capire gli infortunati come stanno, quando recupereranno, perché la rosa non è amplissima. Sì, hai coperture per tutti i ruoli, ma non ce l'hai sempre a livello di chi gioca la partita da titolare. Quindi se ti manca Mario Rui, che fino a quando non si è fatto male ha giocato un'ottima gara, secondo me, se viene meno Insigne, se poi hai dei problemi con Osimhen, che siano essi di quarantena oppure muscolari, e già cambia ulteriormente l'assetto. Però io fortunatamente ho visto una squadra che sa aspettare il momento giusto, non va in confusione e non va sotto stress, e questo bisogna dire tutto merito di Luciano Spalletti, sì, che ha dato una connotazione ad un gruppo forte diversa, perché ora la squadra sa cosa deve fare e sa come comportarsi. Poi se vedo Koulibaly andare muso a muso con Bonucci, allora ho capito che questa squadra è cresciuta anche individualmente sotto l'aspetto nervoso. Io certe scene prima non le vedevo quasi. È vero, è vero. E ci scriverà oggi quell'amico che ci chiese una volta: ma chi abbiamo preso? Ma chi è questo Anguissà? Che dici? Ci arriverà il suo messaggio. Però io oggi una cosa che ti volevo chiedere già. Noi abbiamo fatto delle trasmissioni estive a Telea, nelle quali parlavamo di mercato. Facevamo vedere dei video, uno dei quali era proprio di André Franck, perché lui si chiama così, Franck. Non è che noi siamo tuttologi o abbiamo la palla di cristallo, semplicemente dovendo lavorare abbiamo visto dei video, abbiamo studiato il calciatore, esatto, e ci siamo resi conto di che calciatore fosse. Ora sarei bugiardo a dire vedevo le partite da Anguissara a 5 anni, però a giugno l'ho studiato a fondo, no? Quando è arrivata la soffiata che il Napoli voleva prendere Anguissara, io sono andato a vedere che tipo di calciatore fosse, perché non lo conoscevo. Me lo sono studiato benissimo attraverso i video, attraverso i filmati, e ho capito perché il Napoli era andato su Anguissà e su Camarà, che sono due profili molto simili. Attenzione, solo che Camarà è molto più dinamico, Anguissà è molto più tecnico, però sono simili come caratteristiche. Quindi ho capito che il Napoli voleva quel tipo di mediano, però vedendo la caratura, vedendo il prezzo, pensavo: ma il Napoli non potrà mai comprarlo Anguissà in questa situazione di austerity. Invece bisogna fare i complimenti a Cristiano Giuntoli, perché è come quel cinesino paziente che si mette sulla riva del fiume e aspetta pure le ultime ore del mercato, perché lo sa che alcuni calciatori in alcuni club sono di troppo, e Anguissà in Serie B con il Fulham non poteva starci, e allora ha aspettato finché è arrivata l'occasione per prenderlo in prestito. E noi abbiamo visto da subito, con 3 allenamenti soltanto nelle gambe, quella è la caratteristica del grande giocatore, 3 allenamenti gli bastano per capire l'ambiente, per capire l'allenatore che vuole, tanto il resto lo fa lui. Sono d'accordissimo, tante volte le storie, adattarsi al calcio italiano, ci vuole tempo, sono tutti alibi che a volte, esatto, noi diamo ai calciatori, che il giocatore è vero, si vede subito, e Anguissà ha fatto capire subito che livello, che tipo di giocatore è. Ascoltiamo un messaggio vocale, così facciamo anche il cambio di posizione. Vai. Non lo sentiamo, però. No, niente messaggio vocale? Forse perché non ha alzato ancora il cursore, Tony Morano. Io il volume ce l'ho, Tra la Juve, visto e considerato il periodo che stanno attraversando i bianconeri, invece gli faccio i complimenti e gli dico di continuare così.
ma un complimento va alla mente dei calciatori, speriamo che cambi. Poi faccio un grandissimo complimento al conduttore della trasmissione per serietà, professionalità. Sei un grande, Paolo Del Genio. La parte finale l'ho sentito, sai che il resto del messaggio non l'ho sentito, però comunque va bene, mandatecene ancora altri perché noi abbiamo tutta la giornata discutere con voi di questa testa della classifica del Napoli insieme alla Roma, al Milan. Ah, che bello vedere un campionato così, magari ce la giocassimo tutte e tre fino al termine. Vabbè che l'Inter rientrerà, perché comunque l'Inter ha un grande organico. Però hai visto non so se hai visto la partita ieri delle 12:30, ma la Sampdoria gioca benissimo a calcio, cioè è una squadra che gioca benissimo, davvero, non me l'aspettavo. Perché Sassuolo? Perché, sì, Sassuolo lo sappiamo già. Allora, era facile tempo, che no? Dionisi dalla Serie B andasse a far quel calcio al Sassuolo. Italiano, che quando ne parlavamo bene per il Napoli ci davano dei pazzi, voglio dire, la Fiorentina si vede con che marcia ha iniziato questo campionato, no? E penso sia merito soprattutto del suo allenatore. Abbiamo già le telefonate, 081-636-363, c'è Salvatore al telefono, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signor Raffaele, buongiorno. Siamo andati la settimana scorsa, ve le disti che rimasta gravamo? E così è ecco stato. Qua, avevi ragione tu, Salvatore. No, io volevo stare sempre forte, però contro Juve voglio avere ragione. Che bella goduria, perché sapete che cosa è che in città, no? Loro tengono la prosopopea come i romani, che loro sono juventini, vincono tutto loro, sanno tutto loro. Ma non parla più nessuno, stanno nascosti le baccune, le finestre, non si vedono, non si sentono. Vero, però sono come i funghi. Poi un'altra cosa, a me in Napoli, vabbè, io sono un vecchio innamorato del calcio di Sarri, ahimè, non mi dice niente. Sì, ma anche noi, perché abbiamo visto uno spettacolo irripetibile. Anche se il signor Spalletti per me è un grande allenatore, non è il caso che io lo dica, perché il Napoli veramente c'ha il manico buono quest'anno, attenzione, perché se partivamo male, già iniziamo a dire, o presidente non è buono, non ha fatto gli acquisti, né come, né quanto, e si creava un polverone, perché noi siamo una città, siamo tutti tecnici, me compreso. Allora, bene che siamo partiti con il piede a tavoletta, 3 partite, 9 vittorie. Voglio dire a tutti quelli là pure della campagna che ci descrivono, noi siamo questo, noi siamo quello, voi non uccidete completamente nessuno. Noi siamo il Napoli e ci dovete guardare soltanto da basso verso l'alto, sia come squadra, sia come città e sia come tutto. Perciò mettiamo bene i puntini su lei. L'unica cosa, l'unico negativo purtroppo calcia fa, signor Aurini, permettetelo, ve lo posso dire? Ma invece io ti dico che Mario Rui è stato uno dei migliori finché ha retto. Anzi, mi è piaciuto nel secondo tempo. Anche in realtà ha sbagliato un po' tecnicamente, però ha fatto degli anticipi importanti, ha dato una spinta sempre costante. Cioè a me il problema è che tu non hai l'alternativa a Mario Rui, non è Mario Rui in sé per sé dal mio punto di vista. Però ripeto, per me Mario Rui è una delle solite fissazioni che hanno i tifosi del Napoli nei confronti di qualche calciatore, anche Usai. Poi sai, prima la condivideva con Usai, ora è rimasto solo se le becca tutte lui. Tutte lui, vabbè, però ha le spalle forti per accettarle. Dobbiamo fermarci. Dobbiamo fermarci per un po' di pausa e poi arriva Salvatore Bagni al telefono con noi, a tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Credo che sarà strafelice il nostro grande talent che abbiamo al telefono, che ha vissuto tante battaglie contro la Juventus, e immagino che gioia tutte le volte che le vince. E che vede il Napoli dove lui immagina che sarà fino a maggio, giusto Salvatore Bagni? Buongiorno. Giustissimo. Buongiorno. Non abbiamo fatto neanche fatica. Vabbè, ci hanno aiutato con 2 errori come avevamo fatto noi con loro, sull'errore di Manolas, ma non c'è stata partita. Ma secondo te senza quei 3 errori finiva 0-0 la partita? No. Sarebbe finita uno minimo a zero. Ma no, nei primi 7-8 minuti il Napoli l'ha messa proprio sotto la Juve. No, ma la Juve è stata, diciamo, ha cercato, perché veramente ha giocato poco a calcio, ha cercato di giocare finché Locatelli ha resistito, che i palloni passavano attraverso i suoi piedi, la sua intelligenza, le sue geometrie. Poi si è spenta. Secondo tempo la Juve ha giocato come una provinciale, che gli è successo altre volte a Napoli, anche contro Sarri giocava in quel modo, addirittura dentro l'area. Però era molto più forte, c'era gente che aveva 4-5 anni meno, gente più di qualità,
adesso è una squadra modesta, dai. Però in quello che hai detto, Salvatore, conta anche la scelta di Spalletti di piazzarci un ass in quella zona anche per limitare, sì, Locatelli, cosa che con Elmas non sai stava cos'è? Sai cos'è, Andrea, scusa, ti ho interrotto, ma ho pensato in quel momento che veramente Spalletti credesse e crede molto in un ass, l'aveva detto sin dall'inizio, sì, l'ha dimostrato e l'ha buttato dentro in un ruolo che, insomma, che lui è un esterno, diciamo la verità, però ragazzi, ha una facilità di dribbling, di corsa, e adesso poi, ripeto, io ho sempre detto anche nelle vostre trasmissioni di Raffaele e di Andrea, anche televisive, che un ass mi sembrava forte coi deboli e debole coi forti, sì, invece mi è sembrato che qui avesse veramente un qualcosa dentro che lo spintesse, secondo me la fiducia che gli ha dato dal primo minuto Spalletti, perché ho visto un altro giocatore e avevo dei dubbi su di lui come giocatore da grande squadra, invece mi sembra che potrà essere veramente molto utile. Sì, Salvatore, la classifica racconta, dopo 3 giornate, Milan, Roma e Napoli in testa con 9 punti, poi seguono l'Udinese, che tra l'altro il Napoli affronterà lunedì prossimo, e l'Inter a 7 punti. Tu immagini che lassù sarà così fino alla fine, che veramente Milan, Roma e Napoli lotteranno per questo titolo? E non so se sei d'accordo con Massimo Perfetto, che ci scrive e dice che ad oggi la squadra che sembra più solida in assoluto è proprio il Milan. Che ne pensi? Penso che per adesso, per quello che ci ha fatto vedere, solida il Milan. Do già la classifica, sbagliandomi della classifica finale: prima e secondo, una tra Milan e Inter, e terzo Milan, e poi vedremo gli altri. No, aspetta, hai detto 2 volte Milan, Salvatore, non abbiamo capito. No, ho detto, allora, le prime due sai che sono Inter e Napoli, scusa. Ah, Inter e Napoli. Inter e Napoli, terza il Milan, sicuramente adesso sta bene. Poi è una rosa ampia, il Milan è una squadra che gioca con disinvoltura, con allegria, con la qualità, fisica, le tutte. A lungo andare abbiamo già visto l'anno scorso poi come è finita, anche se hanno avuto anche loro delle vicissitudini, ma io dico che le più solide saranno Napoli e Inter. Sai perché? Perché forse l'ho detto l'altra volta, 3 partite, 3 situazioni diverse, 10 contro 11, perciò in inferiorità numerica contro il Venezia hai giocato come se nulla fosse, ti sei fatto raggiungere dal Genova, perciò situazione nuova, e in 20 minuti hai dovuto vincere la partita, perciò soluzioni diverse. Qui sei andato sotto per la prima volta su un errore che avrebbe potuto darti un colpo abbastanza negativo, non è stato così, hai ribaltato la partita, e soprattutto forse potevi anche non ribaltarla se non ci fosse stato l'errore di Kim, ma tu hai cercato di vincere la partita sempre, portando tanti uomini nella metà campo avversaria, perciò questo per me è positivo in queste 3 giornate. Salvatore, poi, parliamo di dire che Koulibaly è un guerriero. Io credo che sia cresciuto anche grazie a Spalletti, ha fatto il definitivo scatto in avanti, Salvatore, perché lui è stato sempre un grande giocatore, solo che aveva qualche difetto caratteriale in alcuni momenti di alcuni match. Sì. Invece vederlo anche affrontare Bonucci così, a Koulibaly sta roba qui non gliel'ho mai vista fare, quindi. No, sai cos'è? È che lo vedi come atteggiamento che trascinatore, che non lo era tante volte. Esatto, va fuori posizione, esatto, va a raddoppiare, va a triplicare, va a portare via la palla, magari non c'entra niente perché lui in difesa centrale dovrebbe tenere molte volte la posizione, ma lo si vede dall'atteggiamento, meraviglioso. E poi ho battezzato Anguissà il Koulibaly del centrocampo, perché allora, non perde un centrocampo, perde un pallone. Allora, Salvatore, non perde, scusami, un pallone, oltre a quelli che recupera. Io non voglio che ci soffermiamo troppo, però è giusto in alcuni momenti dare a Cesare quel che è di Cesare, cioè attribuirsi dei meriti. Io, ti ricordi nella nostra trasmissione in TV, quando ti ho parlato di Anguissà e tu mi dicesti: mamma mia, se il Napoli prende Anguissà prende un grandissimo giocatore. Allora mi chiedo, vabbè, può succedere che nessuno se ne accorga che il Napoli stia per prendere Anguissà, perché tanti nomi sono venuti fuori, anche lo stesso Camarà che avevamo portato sempre noi fuori, piano piano qualcuno l'ha riportato, ma su Anguissà non ci ha creduto nessuno. Sai perché? Perché non lo conosco. Perché non lo conosco. Allora, noi l'abbiamo giudicato per le nostre conoscenze, che poi le conoscenze, una volta che va in campo, puoi anche sbagliarti, però le caratteristiche rimangono quelle, non si scappa. Allora, Anguissà, lo ripeto per l'ultima volta, ha fatto tutte cose perfette, tutta semplicità, senza sbagliare nulla.
e una volta che gli altri avevano il pallone lui è andato a recuperarlo. Non è falloso, è fisico ma non è falloso, è preciso nei passaggi perché non rischia i passaggi. Abbiamo detto che non è uno degli ultimi 20 metri, anche se ci ha provato a fare un 1-2, è una cosa che gli viene meglio. Ma questo è un giocatore importante, con caratteristiche importanti che servono a Napoli. Ha fatto un errore, ma vedere dopo pochi giorni un giocatore che gioca con quel cuore, con quell'anima, come se avesse sempre il è meraviglioso. Sì, però sai, Salvatore, Raffaele sottolineava anche il fatto che magari noi non ci credevamo molto perché lo ritenevamo era troppo forte, troppo, anche il economicamente non no? se lo poteva permettere un calciatore e ci così. Ha stupito vedere che per molti sembrava chi il Napoli avesse preso, quando per noi addirittura era un miracolo. No, sai cos'è? Tante volte si guarda il giocatore e dici cosa fa? Non fa gol, l'ho detto anch'io, non fa gol, non si tira molto, non si infila molto nell'area avversaria, però poi dopo ogni squadra ha bisogno di caratteristiche che diventano importantissime per una squadra. Per il Napoli un giocatore del genere, pulito, non c'è bisogno in mezzo al campo, visto la qualità che abbiamo in mezzo al campo e là davanti, di giocatori tecnici. Per esempio un Torreira, che secondo me è più forte di Anguissata dal punto di vista tecnico, non sarebbe servito. Esatto. A noi. E non sarebbe servito. A te serviva quel tipo di calciatore. Ecco perché Anguissa e Camarà erano i primi due della lista. Esatto, non avremmo sbagliato neanche con Camarà. Infatti, non si sarebbe sbagliato. Invece, così avrei detto, avrei preso Anguissa e Torreira togliendo Fabian Ruiz. Perché? Perché non mi aspettavo che Fabian Ruiz fosse il giocatore che abbiamo visto sabato, Salvatore, perché anche no, lui ha fatto una grande partita. Ma è più libero avere uno così che sai che non sbaglia un intervento, ti recuperi i palloni che tu non puoi recuperare per caratteristiche, ma sei sereno, puoi giocare il tuo calcio e lo farà, migliorerà Fabian Ruiz con Anguissa in mezzo. Perché noi diciamo un piccolo Anguissa, l'uomo con Demme è piccolino e fa le cose geometriche, recupera palloni, però è più falloso, è meno fisico, e cioè sono caratteristiche che con Anguissa le abbiamo trovate tutte. Sì, è vero. Poi ti aggiungo e concludiamo, ti saluto, avere un portiere di riserva, diciamo così, di riserva come Ospina come Ospina è tanta roba, caro Salvatore. Allora io l'ho detto tante volte, lo ripeto, Meret per me può diventare un grandissimo portiere, deve ancora imparare tanto. Se ha Ospina vicino a lui imparerà prima, altrimenti non crescerà più. Guarda, basta un episodio per capire quanto è sveglio, essendo un sudamericano sono tutti svegli, e Ospina, nonostante il fuso orario, era sveglio nonostante il fuso orario. Ma sì, ma passaggio di Insigne, siamo sotto di un gol, sì. Lui si è fatto trovare a un metro da Kulusevski, se fosse stato a due metri sulla linea di porta 0-2, esattamente, la palla non la recuperavi più, quella partita non la recuperavi più. Ma basta un episodio, su due errori nostri sarebbero stati, però lui era lì pronto, sveglio e in partita anche se la palla era in nostro possesso. Grande portiere, grandissimo. Allora Fausto da Formia scrive: Anguissa sarà il nostro Salvatore Bagni. Io dico no, perché Salvatore Bagni segnava. No, mi dispiace. 100 gol in carriera, 100 gol in carriera. Quanto gol in rovesciata, in dribbling, in tiri da lontano. No, no, mi dispiace. Io me ne ricordo uno col Torino, lui stava a centrocampo, tre quarti avversaria, non sapeva chi dare la palla. Decise tiro, gol nel set. No, dai, ti voglio bene, Anguissa. No, ti fanno troppi complimenti, ti farebbero troppi complimenti. Va bene quello che sei, bravissimo. Salvatore, ti ringrazio molto. Ovviamente, grazie, l'appuntamento con te è rinnovato a venerdì sera, ricordiamolo. Grazie. Con grazie. Il filo diretto, tutto ciò che volete chiedere a Salvatore Bagni sarà possibile attraverso lo 081-63-63-63. Ciao Salvatore! Grazie a voi, grazie, ciao. Buona settimana. Ciao, buona settimana. Ciao. Sai che ti dico, però io credo che Allegri un po' abbia ragione in quello che ha detto alla fine, cioè che per la Juve comunque è stata la dimostrazione di un qualcosa di positivo, quella prestazione con gli uomini che aveva fuori. Cioè, no, io non mi fido di questa Juve a meno 8 dalla vetta. Ma scherzi, ma la Juve tornerà là sopra, cioè, anche perché Allegri, che è un allenatore che io non stimo perché non mi piace il suo modo di impostare le squadre, è sempre in una fase passiva esagerata, si aspetta sempre l'errore,
come è successo al Napoli per vincere le partite, e fortunatamente la Juve ne ha commessi due di errori, altrimenti io temo che il Napoli il gol non lo avrebbe fatto. Quindi la Juve ha fatto la partita che doveva fare. Attenzione, la Juve ha fatto la gara che doveva fare e che Allegri aveva immaginato di giocare a Napoli. Però da qui a dire che la Juve con questo tipo di gioco in una stagione così equilibrata possa dominare il campionato, no, io questo non ci credo assolutamente, no, su questo. Però non ci lasciami dire un'altra cosa, perché io a volte i numeri si danno non al bancolotto ma pure così in giro attraverso trasmissioni e giornali. Hai sentito dire pure tu che il Napoli aveva fatto il 68% di possesso palla contro la Juve? No, mi era sfuggita, però sì, tutti quanti a dire il Napoli ha dominato il 68% di possesso palla. Detto che avere il possesso palla superiore all'avversario non significa vincere le partite e neanche dominare la partita, esatto, perché magari uno ti sta facendo palleggiare per poi colpirti dietro e quindi la partita in mano ce l'ha lui anche se il pallone ce l'hai tu. Io ricordo possesso palla dell'Inter a Barcellona 0, vinse la partita 1-0 in 10 uomini, andò in finale. Quindi voglio dire, dipende dall'impostazione, perché ci sono delle discussioni sulla mia pagina di Facebook, ma io dico, ma perché non ve ne andate dalla mia pagina di Facebook se mi volete contraddire pure sulle cose che sono a conoscenza di tutti? Basta andare sul sito della Lega Calcio, vedere i dati della partita Napoli-Juventus. Che cosa leggo? Ecco qua, partita Napoli-Juventus 2-1, possesso palla, puoi leggere tu com'è il finale? 47% Napoli, 53% Juve. Dove sta sto possesso palla del 68% che hanno voluto dire il Napoli ha meritato 68%? Questi sono i dati ufficiali, Andrea. Lega Calcio Serie A, dati ufficiali. Possesso palla Napoli 47%, possesso palla Juve 53%, ha vinto il Napoli. Quindi non è che ha vinto perché ha avuto il maggior possesso palla, ha vinto perché ha fatto una partita diversa rispetto alla Juve. Dobbiamo fermarci per pochi istanti, poi torniamo qui 081-636-363 per intervenire in diretta con noi tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Al telefono direi di sentire anche qualche messaggio vocale di tanti che abbiamo accumulato e che non sarebbe corretto non sentirne nemmeno uno. Vai con il primo. Buongiorno, vai. Andrea De Falco, e buongiorno al grande Raffaele Auriemma, che ti stimo tanto e mi manca la tua telecronaca. Grazie, amico mio, sarebbe grazie. Il più grande acquisto della Serie A. Hai ragione. Comunque, detto questo, grande partita del Napoli ieri, grande squadra, grande mentalità. E speriamo che facciamo un bel campionato quest'anno. Ugo da Melito, buona giornata. Ciao, ciao, ciao carissimo. Fulvio al telefono, buongiorno. Ciao Raffaele, buongiorno, ciao. Un saluto. Ti volevo dire una cosa, un po' polemica come cosa, però ti avviso. Ottimo, prima cosa, io sono ancora il dente avvelenato di Napoli-Verona, che se ne dica, non è una cosa vecchia, ma per me è ancora una cosa attuale. Su questa falsa riga ti volevo domandare, ma il mercato del Napoli, no? Si può chiamare mercato? Soprattutto secondo te per ottenere che cosa, visto e considerato che quando stavamo già in Champions siamo stati capaci di uscircene? Quindi lo scopo nostro quest'anno qual è? Ma voglio dire, proprio senza illudere la gente, nel senso, no da parte tua, ma nel senso proprio di, in generale da parte della società, l'obiettivo del calcio Napoli, quando noi già stavamo lì e abbiamo dimostrato di sapersi uscire facendo entrare Milan e Juve proprio da signori, mi domando tutto questo anche adesso perché siamo all'inizio, a cosa serve? Domanda. Che cosa? Non ho capito. A cosa serve cosa? Scopo, a cosa serve la vittoria sulla Juve? A cosa serve credere in qualche cosa? No, va bene che siamo all'inizio, però dico, mettiamo il caso, no? Andiamo più avanti, siamo ancora competitivi, siamo tra il terzo e il secondo posto, eccetera. Poi abbiamo dimostrato però quest'anno, no, che pur stando lì a cogliere il frutto, siamo capaci, ecco, di poi di fare i signori e fare entrare il bene. Tu stai parlando di un episodio, giusto? Quello è un episodio dai contorni oscuri, perché lo dico prima io, quella partita lì. Ma qua, Napoli-Verona? Napoli-Verona, a me puzza tanto quella gara, chiamatemi complottista, non lo so, uno che vuole guardare le cose che non ci sono, vabbè, dite quello che volete, per me resta il dubbio di una gara che il Napoli avrebbe potuto vincere a mani basse. Detto questo, questa è un'altra stagione, con un altro allenatore soprattutto e con un tecnico che
probabilmente le cose le dice in maniera chiara e lo fa capire anche alla squadra. Il Napoli punta a tornare in Champions League, anche perché De Laurentiis, il terzo anno di fila di Champions League, non se lo può più permettere. Vedrete quali saranno i dati del bilancio del Napoli di fine stagione. Ecco qui, allora, messaggio vocale, poi andiamo di nuovo al telefono, eccone uno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. È sempre Forza Napoli, sono Nello da Bari. Ciao. Io, anche a me manca la telecronaca o la radiocronaca di Auriemma, e mi piacerebbe sapere i soprannomi di giocatori che il buon Auriemma mette sempre. Guarda, a me viene istintivo quando mi piace il calciatore tipo Onghissà, lui si chiama Zambo Onghissà, Zambo e Rambo, guarda che l'assonanza è proprio immediata, quindi Black Rambo, perché ha detto bello Garcia che con lui andrebbe in guerra, quindi lui è un guerriero, Black Rambo. Mi piace. Onghissà, ti piace? Ci piace, dai, molto. Antonio al telefono. Buongiorno, sì, Antonio. Buongiorno. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele. Ciao. Vi devo sempre rinnovare i miei complimenti perché siete una coppia ben assortita. È vero, c'è vicino a un grande uomo, c'è una grande donna, in questo caso vicino a un grande giornalista ce n'è un altro altrettanto valido. È vero, è vero. Ci ho messo un po' di tempo, circa 10 anni, però ce l'ho fatta con lui. Dai. Capito. Raffaele, pure se passerai a Radio Maria ti seguirò. Grazie. Senti, due piccole considerazioni. Una è, vedendo Anglicà giocare nel Napoli, questo ti lascia capire la forza del campionato inglese, cioè Anglicà era proprio preso in considerazione. Giustissimo. Uno. E due, volevo sapere, il nostro presidente, cioè io sono contentissimo per la vittoria di ieri. Ah, Raffaele, che sarebbe su Napoli con un terzino sinistro tipo Palmieri, mannaggia, demonio. Questo ci fa, è come sai il fatto che ti lascia quel pizzico di amaro in bocca. Vi lascio e lascio spazio agli altri. Raffaele, ciao Antonio, grazie. Grazie, grazie Antonio. Grazie. La riflessione sulla Premier è giusta, in ottica Leicester fa riflettere. Infatti, un giocatore di una squadra retrocessa in Premier League, è vero che lui era un po' la stella di questo Fulham, quindi non era un giocatore normale, però lo metti in una grande italiana e fa la differenza. Questo ti fa capire il divario che c'è. Prova a mettere un giocatore del Benevento retrocesso in una squadra di Premier League, nel Tottenham magari. Non sarebbe certo la stessa cosa. Scrive Stefano dalla pizzeria Cafasso. Raffaele, vi ricordate Allegri che venerdì disse abbiamo la squadra per battere il Napoli? Ma quello ci stava riuscendo. Amici miei, se Szczęsny non avesse fatto quell'errore e se Ken non ci avesse aiutato a segnare il 2-1, guardate che il rischio che noi perdessimo quella partita c'era, perché Allegri comunque ce l'aveva incartata. E io dico comunque attenti alla Juve a lungo andare, perché torneranno Dybala, Alessandro, Chiesa, insomma sono giocatori importanti. Certo. Innocenzo al telefono, buongiorno. Innocenzo? Pronto? Sì. Pronto, dottor Auriemma, senta un po', io vorrei un parere da lei, come io in questo momento sto vedendo in Napoli. Oggi penso che il Napoli sta crescendo sotto l'aspetto caratteriale che prima non ce l'aveva. Vedo che sono compatti tutti assieme e si difendono tutti insieme. Questo secondo me è un aspetto positivo, io almeno così la vedo e così la penso. Poi non lo so, lei mi può dare una conferma oppure no? Penso che se lei segue il mio canale YouTube tante volte ho evidenziato proprio questo aspetto, questa differenza rispetto alla passata stagione e alle scorse stagioni sta nell'aspetto caratteriale che il Napoli ha acquisito. Ora sarà stata perché Spalletti gli ha dato una serenità in più, sarà perché la maturità anche, no? Col passare degli anni, l'esperienza, la famosa esperienza si fa. Però il Napoli comunque questa caratteristica ce l'ha e mi piace, perché tre partite viste del Napoli, non è che ha giocato benissimo. No. Ha giocato partite discrete e le ha vinte proprio perché ha avuto inerzia, questa spinta ulteriore. Sì, mi è piaciuto molto Spalletti che dopo la partita con grande onestà ha detto io a questi giocatori posso e devo dare molto di più, non ho avuto ancora il tempo, esatto, tra chi non è arrivato in ritiro, le nazionali e così via. E io spero molto in questo, perché Spalletti è uno che sa anche far giocare bene poi le squadre, e se
il peggior Napoli, tra virgolette, è questo, pensa dopo cosa può venirne fuori. Dobbiamo riprendere Demme, Lobotka, c'è Mertens ancora fuori, Gulam prima o poi una partitina la giocherà o no? Io penso di sì. Messaggio vocale. Ciao Raffè, durante la partita, o presidente Agnello, se ci avete fatto caso, se non scosso l'intipoltrone, se va lasciato. Mamma mia, che goduri, bello. Ciao, ciao, Salvatore da Cava. Ciao, ciao Salvatore. Antonio al telefono, sì. Buongiorno. Antonio. Buongiorno. Buongiorno. Senta, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo fare una mia considerazione, voglio il vostro parere. Praticamente campionato nuovo, errori vecchi. Come sempre, noi l'anno scorso abbiamo regalato un sacco di partite per errori individuali che io in altre squadre non vedo, sinceramente. Quest'anno praticamente teniamoci le tre vittorie per come sono venute, va bene, insomma, teniamoci pure il gioco e tutto, però questi errori devono finire, perché non è possibile. La prima partita con Venezia abbiamo regalato un uomo per tutta la partita, quasi tutta la partita al Venezia. Quello è un errore individuale per me. La seconda partita Meret esce al limite dell'area di rigore, regala la palla a Pander che fa il gol, che quello è un gol regolare, scusate, non lo è, però ci stai il ragionamento, non, ci stai ragionando, no, vabbè, comunque non esce mai dai pali, l'unica volta che esce fa danni. Poi passiamo appresso, l'altro ieri Manolas regala un'altra palla, vabbè, insomma, una cosa positiva ammonata. Ce l'hai Antonio da dire? Sì, perché, vabbè, no, okay. Positivo ti ho detto, teniamoci stretti i risultati, teniamoci stretti il gioco, però gli errori devono finire, perché sennò, vabbè, ma ci salviamo quest'anno, che dici? No, salviamo, no, attenzione, non voglio. Sembra che il tuo ragionamento porta a questo, No, però tu che fai una trasmissione, segui il calcio, segui il Napoli e segui il calcio in generale. Io credo che tu non vedi tutti questi errori, cioè il Napoli è insomma, cioè li vedi tu, non li vedo io. Tu vedi questi errori, ma come? Io li vedo, cioè, a tutti. Manolas che non è un errore individuale. Va bene, ma gli errori individuali capitano a tutti, in tutte le squadre del mondo. Non è che mo' il Napoli farà un errore individuale a partita, Ma io, no, attenzione, io sono un grandissimo tifosore del Napoli. Ho capito, io sono, ma cerca di esserlo un po', però, meno, con un po' di positività in più, Antonio, perché ma io sono, cioè, positivo, finché le cose vanno male, vanno male. Ma se dobbiamo dire che va male in questo momento in cui le cose vanno bene, beh, onestamente. No, diciamo che poi tu hai ribaltato la partita grazie a due errori della Juve, quindi ti sei già contraddetto sul fatto che li fa solo il Napoli. Almeno un errore a partita fa la Juve, almeno uno a partita, certo, individuale. Poi sicuramente gli errori vanno limati, eliminarli è impossibile, certo, perché errare è umano, ma vanno limati, e l'ha detto anche Spalletti, mi è piaciuto molto quando Balzaretti ha raccontato a Spalletti che uscendo dal campo Manolas, suo ex compagno alla Roma, gli ha detto siamo fortissimi, e Spalletti ha risposto bene, bravo Manolas a dirlo, però poi devi dimostrarlo in campo che sei fortissimo. Quindi. Allora, Massimo da Valencia dice: Raffaele, non puoi chiamare Onghissà Black Rambo perché risalta il colore della pelle, i radical shift ti crocifiggeranno. Capito? Cioè, uno chiama Rambo, che è quello là, Sylvester Stallone. Beh, se devo chiamare Rambo uguale a Sylvester Stallone, una differenza la trovo, e nel colore della pelle, perché non è offesa dire che lui è un Black Rambo. L'offesa è diversa, l'offesa è altra roba. Questo è un distinguo tra due persone che svolgono la stessa professione o che comunque sono identificabili con uno stesso personaggio. Tra l'altro è un fatto ovvio, cioè se tu lo chiami Rambo, ma Rambo era di colore bianco, allora è su Black questa Rambo. Cosa qui, io sapessi quanto il mi Rambo cazzo, nero, insomma. Perché il razzismo è altra roba e non ha bisogno di dire nero, verde, giallo o marrone. Il razzismo si esprime in altre forme, non in questa. Andatevi a rivedere i film degli anni 70, andatevi a risentire le canzoni da Pino Daniele in su, sono tutti con riferimenti di questo tipo, e non si offendeva nessuno, perché non erano frasi offensive, erano per farsi due risate, come diciamo a uno che ne so, un po' lentone, uno che è un meridionale terrone, ci stanno pure queste cose qui. Basta non essere razzisti, che il razzismo, lo ripeto, è altra roba e si esprime in tante forme molto più cattive rispetto ad una parola
relativa a un colore. Comunque, al di là del discorso, questo non è proprio il caso, perché se Rambo carità. È bianco, tu fai Black Rambo, no? Vabbè, mi sembra tranquilla. Veramente è una cosa inaccettabile questa qui. Pubblicità, ci fermiamo. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. E abbiamo al telefono una delle più belle voci che raccontano il calcio, oltre che ovviamente un grande competente della materia, Maurizio Compagnoni. Che piacere ritrovarti. Ciao, buongiorno. Ciao Maurizio, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Rileggiamo la testa della classifica: Milan, Roma e Napoli. Quante volte l'hai vista nelle ultime 24 ore? Sta sarebbe divertente se andasse avanti così, con tre nomi nuovi. Con Inter e Juve che stanno lì ad inseguire, pronte ad inserirsi, perché comunque hanno organici di tutto rispetto. No, ma il campionato è apertissimo, insomma. Le chiamiamo le sette sorelle, anche se qualche sorellina in difficoltà. Però sono sette squadre che possono sognare. Diciamo che dopo l'ultima giornata, oltre alla Juve, chi esce ridimensionata è la Lazio, per il modo soprattutto come ha perso a Milano. Però comunque stiamo parlando di sette squadre molto forti e ognuno ha diritto a sognare una grande impresa. È vero. Napoli, che pensi che con Spalletti abbia acquisito più personalità, più capacità di vincere le partite anche nei momenti in cui pensi di non farcela? Ma guarda, io come tu sai sono un estimatore di Rino Gattuso, lo ritengo molto, molto bravo, però è chiaro che il Napoli ha preso un grande allenatore, ragazzi, è andato a prendere Spalletti, non è andato a prendere uno qualsiasi, infatti. È andato a prendere uno dei migliori allenatori che c'è sulla piazza, che tra l'altro ha ereditato una squadra che, correggimi Raffaele se sbaglio, nel girone di ritorno lo scorso anno secondo ha fatto 40. Ha fatto 43 punti, regalando nelle ultime due partite alla Maradona 4 punti contro Cagliari e Verona. Potevano essere addirittura 47, se fa una proiezione, insomma, moltiplichi per due. Per carità, poi il calcio non è aritmetica, però ripeto, questa è una squadra del genere di ritorno, ha fatto 43 e potevano essere 47 punti, perciò una squadra di per sé molto forte, e ha messo alla guida di questa squadra un allenatore molto 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 bravo. E poi vediamo questa Anguissà, che se si dovesse rivelare il giocatore giusto sarebbe un grande valore aggiunto per il Napoli. Sì, infatti anche lui ha dato la sensazione di un calciatore che il Napoli non aveva, un elemento di forza a centrocampo grazie al quale è cresciuto anche Fabian Ruiz, perché probabilmente quella di sabato è stata una delle più belle partite giocate dallo spagnolo da quando veste la maglia del Napoli. Credi che con Lobotka e Demme fuori si possa anche continuare così, con Fabian Ruiz regista, grazie alla presenza di Anguissà? Beh, credo che nel breve sia una scelta obbligata, e comunque, come dicevi tu, Fabian Ruiz, io sabato l'ho visto determinato, cattivo come raramente in passato, cattivo nel senso giusto del termine, ovviamente. E se continuano così potrebbero essere loro i titolari, anche se, insomma, io rinunciare a Demme per la sua importanza a livello tattico farei fatica, però credo che un allenatore sia contentissimo di avere l'imbarazzo della scelta. E sono d'accordo con Spalletti quando dice che stima Lobotka, perché io lo conoscevo prima che arrivasse a Napoli e secondo me è molto più bravo di quello che ha fatto vedere a Napoli. Maurizio, posso chiederti dal tuo punto di vista, poiché sento un po' tutti, no, dire l'Inter resta la grande favorita, però secondo me la superiorità sulla concorrenza non è ampia, non è manifesta come l'anno scorso. Dal tuo punto di vista, se l'Inter è favorita, quanto divario c'è poi verso la potenziale seconda, che oggi potrebbe essere un po' chiunque? Ma guarda, io ieri ero a Genova a commentare il Sampdoria-Inter e devo dire che a me l'Inter è piaciuta, ha pagato un po' di stanchezza finale, ma ha trovato anche un avversario forte, perché la Samp è una squadra forte. Secondo me ci sta a definire l'Inter favorita, ma il divario è minimo. Ripeto, torniamo al discorso dei 43 punti fatti al Napoli nel girone di ritorno, che potevano essere 47, insomma siamo in linea. Poi l'Inter ha perso Lukaku, ha perso Hakimi, perciò sì, l'Inter è la squadra campione d'Italia, secondo me è partita anche bene, ci può stare a definirla favorita, ma il divario è quasi inesistente. Insomma, io credo che questo campionato si giocherà punto a punto. Sì, è un po' il campionato degli allenatori, anche se
Qualcuno sostiene che incidono poco sulle squadre, io non sono di questo avviso, anzi, gli allenatori bravi incidono anche sulle squadre forti, più del 15-20% di cui si parla. Però ricordiamo, sono tornati in Italia Mourinho, che è primo in classifica, Spalletti è tornato ad allenare una squadra ed è primo in classifica, Sarri è tornato e troverà le sue misure giuste per la Lazio, e in più Allegri, che comunque ha una Juventus di altissimo livello. Ma io a questi allenatori aggiungo pure Dionisi, caro Maurizio, che ieri sera ha dimostrato di far giocare il Sassuolo in maniera ancora più spregiudicata e convinta di quanto lo facesse con De Zerbi, eppure italiano, che alla Fiorentina sta già dando quello che prima non aveva. La Fiorentina, ricordiamola, ha 6 punti in classifica, ha vinto a Bergamo, quindi voglio dire, sarà un campionato ancora più equilibrato grazie a questi giovani allenatori. Ci aggiungo pure D'Aversa, che alla Samp sta facendo un grande lavoro, che toglierà. Posso aggiungere un altro? Sì. Zanetti. Ah, Zanetti, hai ragione. Zanetti sta facendo giocare il Venezia molto bene, anche a Napoli, esordio in Serie A. Con una squadra che probabilmente nei valori individuali fa fatica a valere la Serie A, Maurizio, no? Però sono bravi a individuarli, perché ad esempio il centravanti che hanno preso a me piace moltissimo, Henry. Io credo che possa essere un giocatore in grado di sorprendere quest'anno. Bene, caro Maurizio, ce ne vedremo delle belle e ci divertiremo tanto. Fortunatamente quest'anno sono convinto che con la voglia di calcio che c'è dopo la pandemia, i tifosi allo stadio, allenatori motivati e calciatori che stanno crescendo, ce ne sono tanti in tantissime squadre, la Serie A tornerà a brillare come un tempo. Peccato che vediamo poche partite lì dove vorremmo vederne di più. Ma anche con l'Europa League. Non mi sento, non sento. Sì, ma manco io mi sono sentito. È andato via l'audio, non sento. Esco da questo discorso pur appoggiandolo. No, però una parentesi finale, Maurizio, sull'Europa League. Prima parlavamo di Anguissa, no? Dell'impatto che un giocatore dal Fulham retrocesso può avere su una big del campionato italiano. Se tanto mi dà tanto, il Napoli va incontro a una partita difficilissima all'Ester, considerando poi anche l'emergenza che ha. Beh sì, è complicata. Io ho visto anche un pezzo di Leicester Manchester City, devo dire che Leicester è un'ottima squadra, è forte, però insomma è da giocare, insomma. Io credo che Leicester non sia stato contento di trovare il Napoli nel girone. Proprio no, anzi, sapendo di doverla giocare poi l'ultima in casa del Napoli, è ancora più complicato, perché sappiamo che quest'anno il primo posto è fondamentale per arrivare agli ottavi. Maurizio, grazie e buona giornata. Anche a voi, ciao. Ci sentiamo presto, grazie a Maurizio Compagnoni. Leicester, che tra l'altro su 4 partite di Premier ne ha perse 2, una l'ha persa in maniera pesante contro il West Ham, l'altra l'ha persa sabato in casa con il Manchester City, ha vinto 1-0 con il Wolverhampton e ha vinto poi a Norwich 2-1, quindi un inizio un po' stentato per la formazione, che ha vinto il titolo qualche anno fa con Claudio Ranieri in panchina. Sentiamo qualche messaggio vocale e poi ci avviciniamo alla chiusura. Ecco qui, apriamo proprio così come capita e vai. Messaggio. Già fu scappato, non mi riesco a dire Mazzella. È per Dazzoni, ne cose proprio a loro. Ne cose proprio a loro. Poi per quanto riguarda Allegri, sono d'accordo con te. A me come allenatore non mi piace proprio, pur quando facevo un nome suo e di Spalletta, la gente preferiva Allegri perché chi l'ha vincito Caiu, ma infatti chi l'ha Caiu ha vinto. No. Ma non vince più. Anguissà, voglio fare i complimenti a Napoli perché si critica sempre a sta società, e invece piano zitto, e cose sono pure le fa. Quindi che stiamo parlando? Mi è piaciuto Roma, Sassuolo, una bella partita, al contrario della Lazio che fa pena proprio, sarà all'inizio, comunque a me mi piace proprio. Vabbè, a parte quello, non so se la considerazione sulla Lazio sia giusta, però io mi tiro fuori da quella gente, perché Spalletti secondo me è un allenatore sul campo più bravo di Allegri, e l'ho detto da prima che il Napoli firmasse con Spalletti, quindi non è un discorso da tifoso, ma molto molto di più. Attenzione, c'è Rosario al telefono, buongiorno Rosario. Ciao Andrea, ciao Raffaele. Innanzitutto solo una considerazione, io non credo ai complotti, però sono molto dubbioso. Come vengono quartieri a sanità a Napoli
e quindi sono sempre sul dubbio che mi opprime. Allora, il VAR è diventato la scatola magica. Ieri i due gol annullati al Sassuolo praticamente ci hanno messo tempo a far vedere le linee a terra, e io sono convinto che le linee si possono aggiustare. Addirittura sul primo gol del Sassuolo, quello che era annullato, non hanno fatto vedere né il replay, le replay hanno fatto vedere però verticale, cioè a spalle della porta e da dietro la porta. Non hanno fatto vedere la linea. Raffaele, io non sono un complottista come te, però permettimi che sono molto dubbioso. Ciao, vi ascolto per radio. Grazie Rosario, buona giornata, sentiamo un altro messaggio. Poi scusa, sono sempre Paolo, volevo dire un'altra cosa. L'amico rimpiange Palmieri, ma noi il rimpianto nostro deve essere quel ragazzo del Milan a sinistra. Quello sì che era forte, con quello ci saremmo divertiti, con Hernandez sulla fascia. Io l'ho visto ieri sera ed è veramente forte quel ragazzo. È tra i più forti in Europa, ma con Emerson Palmieri comunque cascava in piedi. C'è anche una differenza, c'è chi a Napoli sarebbe voluto venire come Emerson Palmieri, e Hernandez ha non Milano. È voluto venire a Napoli, non è che tu li puoi rapire. Ma Insigne come sta? Guarda, io credo che non stia male, perché ha avuto questa botta al ginocchio, però oggi doveva fare un controllo strumentale che ci dirà di più, ma secondo me non sta male. Se gioca ritrova Tielemans, che è il giocatore che lui dribblò in Italia-Belgio prima del famoso tiro a giro. Benissimo, vai. Ciao Andrea, sempre complimenti, sono Salvatore da Napoli che vi segue sempre. Raga, detto che un po' mi brucio ancora per la sconfitta col Verona, devo dire la verità, quest'anno siamo partiti bene, dobbiamo essere positivi. E poi davvero un grande Anghissa. Raga, se questo è il calciatore, e lo deve dimostrare nelle altre partite, veramente il Napoli ha fatto un acquisto veramente importante. Siete grandi, ragazzi, forza Napoli, siamo bello. Grazie, speriamo che lo compri il Napoli a fine stagione, se confermerà Anghissa tutto quello di cui stiamo raccontando. Sentiamo un altro messaggio, l'ultimo, e poi ce ne andiamo. Buongiorno, ma come pare che abbiamo perso, vai giù. Ma una povera Allegri, stiamo sempre a, mamma mia, sempre a criticare. Stiamo al primo posto, che mi fa? Sono tre giornate, godiamoci un momento, abbiamo lasciato io, godiamoci il momento. Ma che miseria! D'accordo al 100%, ma veramente, finché va male, va male. Ma se va bene, non è che dobbiamo trovare sempre tutto che va male. Certo, alcune sfumature vanno corrette e noi lo diciamo, però evidenziare solo le cose negative mi sembra che sia sbagliato. Leggo il messaggio di Gilda. Spalletti si è comportato in modo signorile, ricordando il buon lavoro fatto dal suo predecessore. Non posso dire lo stesso del nostro presidente, che ha mandato invece frecciatine velenose. Sì. Gilda ha sempre delle osservazioni acute e condivisibili. Anche un po' antipatiche, oltre che velenose, perché discutere della serenità che ha una persona quando va a mettere la testa sul cuscino la notte non è una cosa da fare pubblicamente, sinceramente. Hanno vinto la Coppa Italia da quando c'è De Laurentiis? Tre. No, a parte Gattuso. Due. Ah sì, Mazzarri e Gattuso. E Benitez. Sì, e poi Gattuso. Quindi ha vinto pure la Coppa Italia. Un po' di rispetto per questo tecnico che è venuto in un momento drammatico, il peggior momento dell'era De Laurentiis. È venuto qui pezzo per pezzo, ha messo insieme tutte le cose, ha ricostruito la squadra, ci ha portati a mezz'ora dalla Champions. Se Spalletti ha trovato questo Napoli, e per carità Spalletti è più bravo di Gattuso, ma ci mancherebbe altro, se Spalletti ha trovato questo Napoli e non un Napoli che non si sa che strada stava prendendo, è grazie al transizione portata avanti da Gattuso. Arriva Massimo D'Alessandro per tutte le altre analisi su quello che è stato Napoli-Juventus e su ciò che sarà, soprattutto l'Ester-Napoli. Grazie Tony Molà alla parte tecnica, grazie Raffaele Avriema, appuntamento a domani. Grazie a te caro Andrea Falco, ovviamente anche questa sera c'è tiro al bersaglio, perché noi l'informazione la facciamo a 360 gradi e voi ci apprezzate anche per questa ragione. A domani, ciao! Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.